CG Photo Art. It's media. It's art. Signore e signori, Angelo Iannelli. Allora, Angelo, eccoci qua, vieni qua, tu hai l'archetto. Allora, Angelo, buonasera, buonasera. Tu altre volte già sei stato qui mio ospite. E in veste di Pulcinella, se sbaglio. Quindi tu sei molto poliedrico. Prendi all'archetto, si sente meglio. Ecco, si sente meglio. Allora, Angelo Iannelli, che abbiamo fatto prima un'intervista, tu hai creato un. C'è vari eventi durante il tuo percorso artistico. Interpreti la maschera di Pulcinella che porti un po' in giro, un po' ovunque. In più, hai creato il tuo. Il mio premio. Il premio, sì. Il premio ambasciatore del sorriso. E infatti, che è molto seguito. E poi ti occupi, hai una paranza Vesuvius. Sì, la paranza di musica popolare. Che si chiama la Vesuvius, di cui poi sono anche presidente di un'associazione culturale, la Vesuvius, nonché. Infatti, pure tu ti occupi di tantissime nonché, cose. Visto che ci troviamo, il fondatore e capitano della squadra Attori del Sorriso, facciamo partire il cuore in beneficenza. E in più, ecco, un pilastro insieme a Lucio Reto del nuovo teatro. Rossabile San Carlino. Infatti l'ho citata poco fa, che comunque al prossimo evento sicuramente sarete tutte e due in coppia. Allora, caro Angelo, tu questa sera cosa ci porterai invece? Stasera facciamo un summit un po' di un qualcosa. Allora, io saluto anche Enzo che è arrivato adesso, io ti lascio alla tua esibizione. E a dopo, caro Angelo, ti lascio il pubblico, signore e signori, Angelo Iannelli. Grazie a voi. Iniziamo il primo, la morte è bello, no? Quindi rompiamo il ghiaccio. Allora, è un momento particolare dove c'è violenza, dove si sentono tante cose che veramente non vorremmo sentire. Io ho scritto una poesia sulla pace. Il titolo è Inno alla pace. E adesso silenzio. Pensiamo per un attimo a tutto quello che sta succedendo nel mondo. Siamo consapevoli dell'omertà, dell'indifferenza e dell'ingiustizia che ci assale. E adesso silenzio. Basta con l'odio, il razzismo, l'omofobia, la violenza negli stadi, la violenza nel mondo, il frastuono dei missili, il boato delle bombe, le sirene che suonano, la gente che scappa, bianchi, neri, uomini, vecchi, bambini, anime innocenti, impaurite, che gridano paura. Intanto si muore e siamo vittime del demonio. Sangue, dolore, esplosioni, kamikaze che si fanno esplodere. È l'ISIS, siamo in guerra. L'uomo ammazza l'uomo. Ma dove sta la giustizia? La pace? La libertà! E adesso silenzio. Diventiamo per un attimo tutti come dei bambini, semplici, ingenui, pieni di vita. Dio ha creato la pace e il mondo ha bisogno di pace. Bravo! A due specchi e pensa com'è cagnato questo mondo. Una volta per fare amicizia bastava niente, una stretta di mano, una tazza di caffè, ne pochi e bene. Mo non si capisce niente più. C'è un social network che si chiama Facebook, la gente non sa più cosa fa. La mattina alla sera sembra chatta. Compagno mi dice, si è fatti gatti, con Jet, Pascal, Sisin,
Scusate, ma voi che conoscete? Maronna, ci sto con certo, è una ghiattona, ma chi è tu hanno capitone? Sissina invece è bella, sensuale, 30 anni, ma tenevano difetto. È una ma signorina. Pasquale, Pasquale è un nome in chiesa. Ma chiamate, muore il tuo mercato a fare spesa. Ma secondo voi, ma secondo voi, io che sono un giorno non vado a passare, ma stai da questo puntetto. Abbiamo parlato della pace, abbiamo parlato di questo social network che è appunto Facebook, visto che ci troviamo in un contesto dove lo specchio della vita sono gli anziani. Io provo in un attimo, improvvisando, se mi date anche un aiuto e se collaborate voi, a mettere insieme una persona di 60-70 anni insieme al suo lui, insomma, a fare una scena di nostalgia del tempo che va via. E questo momento lo chiamiamo Voulez, e c'è questo incrocio di amore tra una persona di 70 anni che è appunto il marito e appunto la moglie. Io ci provo, poi dopo siete voi a giudicare se vi piace. Ehi, volesse, io volesse un momento, tu non vai un giro, lei, con meno pazzo, con me sa correre a passare, come 80 anni fa, io volesse fumare il sole, la luna, le stelle, ma forse che me la mia non ci sta. Tiempo belli una volta, tutti insieme, tiempo bella tosta. Una volta ci stava a Cortina e mi facevano un sacco a Moini che accompagna me, ma non ci stanno più, però fanno me, io non ti ho mai tradito, sì, ti ho sempre portato in tocco a vita mia. Tiempo bella d'estate, tiempo bella d'annata, cui c'ha vita la state. Non tornate, più di tanto bella nostra, già vita la santa, ma perché non tornate? Ehi, caro me, ma che sta vita che ci sta consumando, mi ha fatto vecchi e ci stiamo facendo con una cannella, non è migliore, però l'amore mi per te è rimasto sempre tale, eppure lo puto, ma sono una vita nostra, che è un mela, tiempo bella una volta. Thank you.
vengono desiderati da questa vita. Come ci hanno conosciuto, ti ricordo quando mi metto in casa la prima volta. Io così oggi mi rimane in da mano e ti faccio passare per tutta la vita, vita mia. Tiempo bella d'estate, tiempo bella d'estate. Come ho finito un buono e con l'occhio le lacrime e a Gianluca un'essa per un momento ferma sole mare a luna e stella. Bravo. Citrulla e piscitrulla, e da questo bel club degli artisti sono venuto e vaggia puntata tanti grandi amici. Uè uè, e mi avete presente. Ehi, buonasera, io sono Edoardo De Filippi, sì, signora bella, sono proprio io, sono venuto qua perché voi qua fanno sempre un presente, e voi è venuto quest'anno anche mio figlio, sì, mi ha fatto una sorpresa, sì, è venuto in giro, e gli ho detto adesso siamo completo, e così sfidiamo quelli del che fanno sempre l'albero di Natale. E ha detto Cuccè, noi dobbiamo fare un presepe. E a quelli là gli diciamo, non mi piace un presepe. Sì, state buono, ragazzini, domande se no. Facciamo un presepe. Facciamo un presepe. Certamente sono venuta anche io qua, sono Rosa Russo del Bonino. Carmen mi ha invitata e ho detto ci vengo con piacere. Se vi saluto mi raccomando, fate l'amore, sì, fate l'amore, statevi bene, ciao! Bravo! Rosa è una bella titina, sto troppo bene, sì, sto mosavone degli artisti che a me piace, stavo con i bali, ma io che fischio, uè uè mamma non va così, stato per buon po', quando è bello che l'andò là, i piscio, che spaccano così, non va, uè nanni! Stavi qua, vai, tutto stando. Tanto di tutto questo che la cosa capite buona, perché una preda, perché una proposta qualcosa, mangina capite buona, mangina, perché volevo scemo il giorno che c'è, perché buona mangina, buona, dice ma che io pallone qua, io capisco pallone, sai, è buono, sai, perché la cucina a quelli barri, che a quelli barri facciamo questo grillo, tanto di Giorgio, faccia Napoli, faccia Napoli. Forza, bravo. Ma si disgraziate,
Ma la poesia perché non me la facilisce più a me la poesia, eh? Per pensare che sono luce, si poeta, poetessa, eh! Io penso che sono me, eh! Chi ha già vinto non sa che premio, sai o no? Eh! Ah, chi è marito mi vicino a me, tu non c'hai da dire! Ma come ti permetto, sì? Ah, faccia questa pizza! Che ci vuol dire la poesia? Ah, solo è bello, ma è bello, mi piace la pizza! Sono proprio contenta che sono venuta al salotto di casa. Io sono piccolina, però mi piacciono anche i pisellini. Scherzavo, comunque sono una bambina che mi piace anche la poesia, l'arte in generale. A 10 anni vengo da Manganella. Io sono contento che piccolina piccolina già faccio queste cose. Ciao! Certamente io sono il ministro La Russa, le cose di dobbiamo cambiare, non possiamo andare avanti sempre così, difendiamo la cultura, io sono per la cultura, viva la cultura! Sa, vi saluto e in difesa della cultura. Ma quella di amore, che bella città, sono per la famiglia, ah che bella Madonnina che ho visto, ma quanto è bella sta signora di amore! Salutiamo anche Roberto Benigni e adesso abbiamo un altro personaggio, lui è un grande personaggio. Ah, Gigiano di Gioia, sono Ratzinger, bel saluto e passo la parola a Papa Francesco. Cari fratelli, buonasera, voi vi credete che io sono tifoso della Boca Juniors, no? Voi credete che io sono tifoso di Napoli? No, io sono tifoso di Gesù. E a tutti dovete dire viva Gesù! Adesso matrimonio, qua, uomini, donne. Cari fratelli, vogliamoci bene e come dice il cardinale Sepe che mi trova a Napoli, la Maronna ci accompagna. State buoni, state buoni. Ok. Tanti personaggi, grazie a tutti. Rubare scena sono a tutti. Tanti, tanti personaggi. Sicuramente qualche altra volta cercheremo di creare un angolo, magari con più tempo, e ci verrai a regalare la tua arte. Grazie, veramente grazie. La prossima volta ti aspettiamo con Lucio Reto. A disposizione, la prossima volta ecco, vengo in veste di Pulcinella. Pulcinella. E Pulcinella. Mi hai fatto sorridere molto. Sono contento che vi è piaciuto. È tutto improvvisato, sì, anche dietro il fatto della musica. Ma c'era nulla di organizzato. Quindi grazie, la cosa Angel, bella è questa alla qua volta. E ti saluto da Pulcinella. Grazie. Pulcinella quando saluta di solito fa così. Uè uè, ehi mamma ne vaga, contenta e felice, e a partire che sta bella presentatrice, camme per conto, facete un applauso. Che dice? E per, state buone, state buone. Grazie, grazie.